Sono Massimo Scaglioni e sono professore ordinario di storia ed economia dei media presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. In queste settimane di emergenza coronavirus e di conseguente lockdown del paese, i mezzi di comunicazione di massa hanno mostrato la loro importanza. E in particolare la televisione è stata particolarmente centrale nella mediazione di questa crisi. Perché la televisione è il mezzo di comunicazione e di informazione più trasversale alle diverse fasce della popolazione. Anche in seguito al lockdown, con tutte le persone, le famiglie nelle case italiane, i consumi di televisione sono molto cresciuti. Addirittura si segna tra il prima e il dopo l'inizio della quarantena il più 20%, le ore medie di visione del piccolo schermo hanno superato le 5 ore quotidiane e con una platea molto grande anche per il prime time che supera la soglia dei 30 milioni, arriva addirittura ai 32 milioni di spettatori. Ma d'altra parte la televisione si è trovata a fronteggiare una situazione veramente inedita nella sua storia, che non ha davvero precedenti, perché da un lato abbiamo una platea così ampia, così vasta, e dall'altro lato abbiamo un fenomeno di evidente decrescita. Non ci sono ancora dei dati certi, ma di evidente decrescita degli investimenti pubblicitari da un lato, e dall'altro lato anche il blocco delle produzioni. Quindi la televisione si è trovata sostanzialmente in uno stato un po' di sospensione, perché diciamo i suoi due pilastri principali sono stati in questo periodo l'informazione, ovviamente da un lato, e tutti quei prodotti già realizzati in passato, quali soprattutto le fiction e il cinema, i film. Che questi due generi sono venuti un po' incontro alle esigenze degli italiani di questo periodo, le esigenze appunto di approfondire, di restare aggiornati sulle notizie anche molto drammatiche che via via venivano di giorno in giorno, e dall'altro lato anche però di trovare degli elementi di distrazione nella vita segregata all'interno delle case. Ecco, naturalmente il ruolo della televisione nell'informare questa così vasta platea di italiani è stato veramente cruciale. E potremmo dire che in questo rapporto tra televisione e coronavirus si sono attraversate fasi diverse. Una prima fase, potremmo dire, fasi diverse fra l'altro in un periodo molto concentrato di tempo, cioè appunto poco più di un mese. In una prima fase potremmo dire che la televisione ha tentato di rendere ordinario la notizia del coronavirus. Sostanzialmente il coronavirus era appunto una delle notizie, via via diventava sempre più rilevante, e questa fase è durata fino a circa l'inizio di marzo in realtà, e la notizia del coronavirus era trattata come appunto ordinariamente la televisione tratta le notizie, per esempio mettendole al centro di talk nei quali, di fronte a virologi, medici, scienziati che allertavano sulla pericolosità di questa epidemia, vi era un contraltare di opinionisti che sostenevano invece che questa emergenza non era così forte, che il coronavirus era soltanto una sorta di influenza. Naturalmente questa fase poi è stata superata, ed è stata superata questa fase dell'ordinarietà con una fase vera e propria di emergenza. Anche in questo caso la televisione ha contribuito fortemente a rendere consapevoli le persone di questa fase di emergenza con una serie di servizi giornalistici, penso soprattutto ai servizi dalle terapie intensive a un programma in particolare come Piazza Pulita che è stato molto visto in televisione, ed è stato anche molto visto, sono stati servizi molto visti anche in rete nei giorni poi successivi. Servizi drammatici, servizi che davano il senso della tragedia che era in corso e quindi della necessità di gestire questa situazione straordinaria. E poi siamo entrati in una terza
terza fase, che è la fase della gestione della straordinarietà. Con l'Italia appunto ancora chiusa in quarantena, non si sa ancora per quanto tempo, con una conta dei morti veramente drammatica. E gli italiani, che appunto spesso attraverso la televisione hanno cercato delle parole, delle immagini a cui potersi aggrappare, non le hanno trovate molto nelle parole, diciamo, delle istituzioni, dei politici, ma le hanno trovate a un certo momento nella preghiera, nella smisurata preghiera Urbi et Orbi che Papa Francesco ha tenuto davanti ad una piazza San Pietro deserta, vuota di persone, ma in realtà pienissima di oltre 17 milioni di spettatori che hanno seguito questa preghiera, e le immagini storiche, ormai già storiche, di questa preghiera, come appunto un grande evento mediale, uno di quegli eventi mediali che capitano ogni forse 10-15 anni nella storia della televisione. E anche in questo caso la televisione ha davvero consentendo di partecipare, pur in assenza, pur a distanza, questo evento mediale, ha davvero fatto la differenza.